Un saluto a tutti, abbiamo parlato dei vari tipi di lune, però adesso la luna dobbiamo vedere dove si trova. Quindi prendete il vostro tema astrale e guardate in che casa si trova la vostra luna. Luna in prima casa. Se trovate la luna nella prima casa, cioè nel primo settore dopo l'ascendente, voi sapete che avete la capacità di identificarvi con gli altri, di socializzare. Quindi è una luna che vi serve per avere buoni rapporti col mondo esterno. Viceversa, se avete una luna in seconda casa, voi sapete che il vostro bisogno fondamentale è quello di sicurezza, perché la seconda casa è la casa del denaro che voi riuscite a guadagnare. Avere una luna in questa casa vuol dire che nella vita non solo avrete alti e bassi economici, e questo potrebbe essere un limite, ma anche che d'altra parte in voi è molto sentito il bisogno di guadagnare soldi con la vostra possibilità economica, cioè grazie a voi, senza appoggiarvi agli altri. Luna in terza casa. Le persone che hanno la luna in terza casa hanno sempre il bisogno di comunicare con gli altri, sono ottimi maestri, però hanno anche il bisogno di avere relazioni con i propri parenti e con i propri amici. Quindi è una luna molto socievole. Luna in quarta casa. La quarta casa vuol dire che voi state bene nella vostra famiglia d'origine. Allora, una persona che nasce con la luna in quarta casa dovrà sempre pensare di crearsi una famiglia. Non è un single, nonostante la moda imperante di adesso. Vi saluto, ci sentiamo la prossima volta.